La mia sguardo preoccupato riguarda proprio il fatto che questi signori vengono nei centri vaccinali e bloccano un servizio pubblico. E questo non è giusto, perché manca di rispetto quel Ma sono 75%, leggi, tanti, 41 sono milioni di pochi, le sembra italiani. che siano organizzati per No. capire di cosa stiamo parlando? Sono pochissimi, ma hanno una poche unità nell'arco di una settimana o di un mese, ma hanno una potenzialità, diciamo, ostruttiva rispetto al servizio abbastanza Potente. considerevole, perché quando noi possiamo vaccinare 10 persone nel tempo in cui loro vengono lì, già sapendo che non vogliono vaccinarsi, fanno un danno al Alla servizio comunità, pubblico, certo. sostanzialmente, Cioè, oltre che a se stessi, ma questa è una loro scelta. scusi, quindi secondo lei sono persone che lo fanno con un Scientemente, disegno? È questo che stiamo dicendo? Ma non secondo me, cioè voglio dire, secondo me, ma anche secondo il punto di vista dei colleghi che sperimentano tutti i giorni, E questo volevo hanno questa capire. esperienza, Cioè, nel c'è senso chi che va nel centro vaccinale e cerca di arrivano impedire il con. lavoro E dei medici che stanno lì per vaccinare questo le volevo persone, capire, questo certo. è il senso. Sì, si Poi sono pochi, ma presentano, insomma fanno un bel danno. si siedono, fanno domande sempre le stesse, ripetute. Noi vorremmo. Poi non esprimono mai il rifiuto vaccinale, che quello potrebbe risolversi in un minuto. Non mi vaccino, Certo, firme, vado. Così, chiuso l'incidente. Invece, no, si siedono, ci dicono, io mi avvicinerei, ma lei non mi dà abbastanza informazioni. Io mi avvicinerei, ma lei non mi offre il vaccino che voglio, perché io voglio il vaccino anti-SARS-CoV-2, lei mi dà quello anti-Covid-19 o viceversa. Lei deve firmare un modulo prestampato uguale, quindi voglio dire è stato predisposto da loro, da una rete, adesso senza voler essere eccessivamente complottisti a mia volta, però questi moduli esistono, girano su internet. E ci chiedono di firmare dei moduli che sono diversi da quelli che noi firmiamo standard messi a punto dalle istituzioni sanitarie. E ripeto, nei Cioè, moduli messi arrivano a con punto dei dalle moduli che istituzioni sono diversi e vi sanitarie, chiedono di sì. firmarli? Sì, noi nel modulo, diciamo, ministeriale firmiamo e ci assumiamo tutte le nostre responsabilità. E loro hanno dei documenti messi a punto, anche abbastanza corposi. E quindi evidentemente c'è un disegno, grande o piccolo, ma un qualche disegno c'è, altrimenti questo modulo non nasce dal nulla.